So that's Ouroboros. I feel for the world if that ever gets out. God damn it, Wesker. He's actually serious about destroying the entire planet. Si è rinsecchito. Signori miei, ben ritrovati col nostro Resident Evil 5. Siamo alle battute finali. Siamo alle battute finali, capitolo 6-3. Ci avviciniamo alla conclusione. L'unica cosa è che prima di tutto, naturalmente, vi ricordo che la partita è aperta, ma non entra nessuno. Madonna. Entriamo qui. Chris Redfield, bombardiere d'assalto. Invece che lanciare una testata nucleare, lancia il virus. Chi è Gilla? Eccola. Are you all right? I'm fine. Don't worry about me. Just listen carefully. There's something I need to tell you. Wesker's superhuman strength. It comes from a virus. But the virus is unstable. In order to maintain a balance, he must inject himself regularly with a serum. So if we cut the supply of serum, he loses his strength. Affirmative. But he just took a dose, so it's going to be a while before he needs another one. È praticamente un tossico di merda dopato. Lance Armstrong del bioterrorismo. Mi dispiace Lance, ma questa è la verità. Vediamo ragazzi se chiudere tutto in questo appuntamento o magari dividere in due quest'ultimo capitolo. Ho trovato il siero, eh. Bene. C'è roba qua. Ah, adesso sarà aperto giustamente perché era bloccato prima. Voglio vedere se c'era magari un respawn di qualche... No, c'è un cazzo, né tesori, né proiettili. Così siamo, così rimaniamo, vediamo come si svilupperà. Dove sei? Sei su? Vado, io. Dai, cazzo, scema. Oswell, Spencer, James, Marcus, Edward, Ashford. Va bene. Beh, non sarebbe un Resident Evil se non ci fosse una voce registrata a dirci di scantarci perché sta andando tutta a puttane. Ma sono tutti duri come... Ma che cazzo... No, scusa, sto facendo casino. Dammi, non usare la... Ecco, usa quello lì, per favore, grazie. Perché con... Sto facendo... Aspetta un attimo. Ah, manca puttana. Stavo sbagliando veramente tutto nella vita. Allora, questa io direi che già la possiamo usare. Una rossa la proveremo, ma... Ma... Vabbè, teniamola lì un attimo. C'è anche la musica epica come in tutti i Resident Evil. Quando sei in quelle battute finali, aiuto! T'ho visto. Param, param. Sei arrivata troppo tardi, cara. Porca troia. Ci dai dentro con quel pompazza? Ancora vivo. Eh sì. Allora, deficiente. Smetti. No, questi sai che te li regalo? Che sei brava. Oggi ti vedo più in forma, dai. Come al solito ci facciamo i nostri giri bizzarri per il menu. Oh cazzo, qua secondo me arrivava un bruzzo signore. Bruzzo. Il cugino di...
Vulcan Raven obeso, se non sbaglio. Non so. Non usarla però. So che hai una voglia incredibile di usare quella pianta, ma non farlo. Aspetta ancora un attimo, il prossimo colpo la usi. Ci sono delle coperture, qualcosa arriva, eh. Pare che sto già mirando. Oh, i bozzoli, maledetti bozzoli. Ci sono i bozzoli, li ho pestato tutti e due, ma non è morto, ok, adesso so. L'oro lo prendo io, grazie. Guarda, pam! Giù dalle scale, godo. No, testo con le scarpe fermate di Bear Grylls. Brava, Sheva, parami il culo di lì. Lo faccio così. Tu torna giù, che da fuori è un brutto mondo per te. Guarda quello là. Forse sono stupidi. Ah, no, no, no. Vedo il laser. Pensavo che non mi avrebbero sparato. Entro una tot distanza. No, ma non usare lo spray, cazzo. Ma usa la piantina. Ma chi è che mi sta prendendo? Che sono dietro al muro. Figa, ma... ma perché dovete insistere con ste cazzo di... veramente sono il punto debole di Resident Evil 5. È una roba brutta proprio, non piace a nessuno, come non piace il fatto che io non stia colpendo nessuno mai nella vita. O lui balla. Ah, ma perché cazzo? Non senti i proiettili, quello lì. Pam. Param, param, param. Allora, vieni qua. Facciamo così. Dove cazzo stai sparando? Che cazzo hai fatto? Scevino. Muori, va. Guarda quello là lassù che sei imbambolato malissimo. Muore così. Il problema è che non ho colpi della Magnum. Non ho neanche i soldi per ricaricare. Cioè, magari per comprare dei proiettili, sinceramente non ci ho guardato. Magari li avevo anche. È che preferi di solito quando sono senza proiettili in un'arma, potenzio la capienza, che così mi riempie il caricatore. Ma vaffanculo, deficiente, idiota. Allora, un po' di roba c'è, sono un po' feritino. No, lo sapevo, però alla fine... Oh, ciao, saluta la testa. Dai, Sheva, ascolta. Basta che non usi... lo sai, eh. Questa cos'è? Munizioni mitra. Devi prenderle tu. Perché io non ho posto. A questo punto facciamo così. E mi prendo il mitra, che così posso buttarle dentro. Sei una deficiente. Vabbè, ci sta lo stesso, la stessa roba. Ok, va bene, dai, scusa, ti chiedo perdono stavolta. Oddio. Spara, spara, Sheva. A chi? Ma veramente? Guarda che rotola, madonna. Veramente l'hai sparato in quel modo? Bizzarro, tra l'altro. Però non starmi sempre davanti, non venirmi davanti mentre sto mirando, che rompi i coglioni. Allora, questo è da aprire, ok, ma... andiamo a vedere qua giù un attimo. C'è qualcosa di interessante. Non curarmi, grazie. Dammele. Che brutto insieme. Porca puttana, non lo vi. Ma che. Che merda. Sheva. Ci
E mi ha ricolpito ancora, tra l'altro. Cioè. Parampara. Di cura effettivamente ne stiamo provando, ma. Tira anche un po' il culo, usarle tutte. Vabbè, dai. Qua sotto alla fine non ci sarà un culo di niente. Un'altra. Se la prendo io. Prendo io che non c'è posto. Dopo me li dai, eh. Cicciona. E qui si scende, si torna lì. Andiamo a fare un giro qua sopra. Diamo un occhio un po' a tutto. Aspetta. Ecco, fatto bene. Allora. Aspetta. Consegna. Richiedi. Ok. Richiedi. Sta diventando un gestionale di menu, quel gioco qua. Più si avanza. Bah, la granatina la vorrei io sinceramente. Però aspetta che sicuramente ce la da raccogliere dell'altro. Prendi le te. Granata all'azoto, belle. Queste qua congelavano poi quando facevi corpo a corpo. Sbriciolava tutto. Il problema è che ho lasciato il lanciagranate a casa per me. Non avevo soldi per comprare i colpi e non avevo spazio. Oh, che palle. Prendi anche le mine. Però le mine me le ridai. Sì. Dammele che le piazziamo, perché secondo me ne avremo bisogno. Param, param, param. Proprio queste zone non me le ricordo per un cazzo, perché sinceramente è la parte che mi piaceva meno in Resident Evil 5. Adesso rigiocando a distanza di anni capisco anche il perché. Le coperture, i nemici che ti con le armi non mi sono mai piaciuti. Allora, sicuramente qua quei bozzoli ci faranno una sorpresa, quindi onde evitare di fare la figura dei babbei, cerchiamo di prevenire. Mettiamo una qua. Boh, proviamo a aprire. Pam. Param, param. Checkpoint. Sì, però apritevi adesso, bozzoli. Bozzoli. Infatti. Dai. Ok. Dai, 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 vieni qua, vieni qua, vieni qua. Pum. Però. Ok, perfetto. Abbiamo fatto. Oh, merda, c'è il suo cugino. C'è il suo cugino. No, 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 lezzo maledetto. No! Così. Pancino. Dai, sceva. Brava, brava, brava. Prendiamo i tesori. Prendiamo questi bei cuoricioni ambra. Para, para. Perché ti sei richiuso qua? Dobbiamo passare da dove? Come. Come si fa? Ah, eccoli qua, eccoli qua, guardali. Gianni e Pinotto. Obesi. Che c'è anche quello lì rosso. Porca troia. Allora, in questo caso. Arrivano già dei proiettili ovunque. In questo caso mi avrebbe fatto molto comodo. Va bene, più gente. Avere qualche altra fra quelle mine. Bravo tu che vai in giro con le granate. Smetti di sparare. Allora.
Questo mini boss è forse uno tra i più pericolosi. Soprattutto se rimani senza colpo. Cazzo. Via, vieni via, Sheva. Sta usando la magnum, Sheva. Brava. Anche perché sei l'unica con un po' di proiettili. Ah, Sheva. Vabbè, la smetto. Che cazzo. Tu cos'hai? Beh, dammi questa. Dai, andiamocene. Cerchiamo di sfruttare un po' questi spazi stretti. Merda! Siete ovunque. Crepa tu con le granate. Dammi qualcosa però, droppa. Vola giù, che puzzi. Vieni via. Fortuna che... Aia! Cazzo, di qua non scavalca. Vieni, 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 Sheva. Torniamo a rifare il giro di prima, che era buonissimo. Allora, ok. Sì, ma lo stavo raccogliendo io, se permettevi, magari. Grazie. No, le magnum, porca troia, le volevo io. Che palle. Ridammele, dai. Che culo. Guarda che culo. La mia granata è partita almeno? No. Allora partirà ora. Tu muori. Sheva, fai qualcosa, ti prego. Aspetta che... Merda. Questa è lo stun, perfetto. Allora mandiamo in attacco Sheva. Stannalo, stannalo, pistola, stannalo. In testa, così. Ottimo. Però mi sono fatto colpire. Purtroppo è un rischio quando sono ancora tutti e due. Vieni via, Sheva, vieni via. Non è male, quella battaglina qua. Sì, io ho sempre fatto un metodo del... Devi staccarti dal cazzo, però, Sheva. Un metodo del genere, nel senso... Stare sempre più o meno la... Ma non è che hai... Ecco, facciamo che me le dai. Oh, stronzo. E non ho più granate, giusto? No. Non ci credo. Gli ho preso lo zaino, vacca puttana. Tu sei ancora tosto? Sì, però cadi, dai. Ti sto sparando in fronte. Cioè. Ho finito i colpi. Tesorini miei. Sheva. Vai. Ti ha rotto la minchia. Via. Sheva, se tu andassi là però. Brava. Ok, scheda Hangar B. E naturalmente ci si arriverà anche la sua. Oh, gli hai fatto volare via il cappello, Sheva, brava. Il baschetto. Grazie. Niente, dai, aspettiamolo. Io proverei. Dai. Ok. Sono andato a fiducia, per fortuna che l'abbiamo stannato. Se no mi avrebbe spaccato il culo. Boh, abbiamo ucciso Orazio e Smusi, Pietro Smusi. Utio, piantina. Vabbè, prendo io. Curiamoci, dai. No, 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 no. Va bene questa. Non abbiamo più un proiettile, ragazzi. Questa mini boss fight ci ha prosciugato di ogni risorsa, però ci siamo cavati abbastanza bene. Ora una schedina a testa e si va. Vai. Ma comunque non sfigura quasi per nulla quel titolo. Graficamente era, ve l'ho detto ragazzi, era veramente all'epoca eccelso. Yeah, I hear ya.
Don't let your guard down for a second. Ed è ancora piuttosto carino. Alberto, Don't you two ever tire of failing in your mission? You've really become quite an inconvenience for me. Inconvenience. Inizia con la sua scena. La Goku. Ma che cazzo stai lì a prendere gli occhiali? Però almeno Chris non molla mai, eh. È uno di quei personaggi che ti gasano. Si tira mai indietro. Every day humans come one step closer to self-destruction. Pascono. Destroying the world. I'm saving it. Vabbè. Nuovo ordine mondiale. Non riusciamo a prenderlo una volta. Belle, però queste scene sono sempre piaciute. Belle. Pungilo, pungilo. Sa, ragazzi, che moriremo perché non lo proietto. Stop until I'm dead. Well then, I'll just have to kill you quickly. Quick you. Kill you quickly. Vaffanculo, non ho neanche fatto in tempo a rientrare da... sì, vabbè. Vabbè, ragazzi. Dai, ma non si muo... Ragazzi, non so cosa stia succedendo. Figlio della merda, mi lasci in pace. Aspetta, facciamo così. Allora, intanto cerco di rimpolparmi un po' il menu e l'inventario. Queste che cazzo servivano? Non mi ricordo. Oddio. Adesso ho colpito, non ho sentito nulla. Zio carissimo, più che spararti in fronte con tutto quello che ho di più caro al mondo, non so che fare. Detto questo, siamo senza proiettili, quindi arriva... Ah. Sì, vabbè, c'è le tue idee, sono contento per te. No, dicevo che arrivare qui contro Wesker e non avere... sì, non avere un cazzo di proiettili... Sheva, gli hai fatto esplodere in mano. Sei un mito. Mi sa che adesso è un buon momento per... No, forse no, perché è là sopra lui. Però sei stata piuttosto epica. Ma basta, ma mi dà... Cioè, mi dà l'oro, ma quanto sarei stronzo. Dammi questo almeno. No, there you are, no. Bravo, sono un genio. Pensavo che non fosse schivabile il lanciaraggio. Invece. Benissimo. Non so dove sto andando, eh. Cosa c'era quassù? Buttare via così un lanciarazzi nella nostra situazione contro un boss pericoloso è l'idea più di merda che potessi avere. Aspetta, Sheva, che io devo prenderli, eh. Wesker, ti levi dal cazzo, ho bisogno di proiettili, grazie. Ciao. Ciao, grazie, eh.
Stammi bene, qua che cazzo c'è? I proiettili! Ecco, brava. Così spari tu. Tu di solito sei sempre precisa da paura. Ah, ma sai, beh, non me lo ricordavo per un cazzo. No! Te lo carico io. No, no, sono stato un coglione. Perché riporre? Tu sei quella che spara meglio. Aspetta, eh. Stai finendo i colpi. Non esagerare. Si potevano rompere sti fari del cazzo. Così al buio. Non ho capito. No. In teoria. Allora, scendiamo e torniamo a creare l'oscurità. I proiettili del lanciarote sono sopra. Andiamo qua, che c'è una cassetta. Spegniamo tutto. Aspettiamo il cornutazzo. E poi vi faccio sparare a Sheva. You can't hide forever. Take it, Roger. Vai. Lei. Ah, ha già fatto lei, ragazzi! Non posso. L'ho preso in testa. Dov'è il proiettile? Dimmi, Sheva, che l'hai raccolto tu. Sì, sì, l'ha caricato, grande. No, perché... pensavo fosse andato perso. E lo sta facendo ancora. Un colpo, Sheva, sparagli tu. Ma porca troia, l'ho mancato. Cioè, l'ho mancato. Madonna, ragazzi, mi dispiace essere senza colpi, È indegna. Madonna. Non so che cazzo fare. Avevo un proiettile e l'ho mancato. Dovevo fargli esplodere il razzo in mano. Pistola 10. Madonna, l'hanno fatto proprio seriosa, quella situazione qua. Sheva è qua, lo vedi? Ah, scusa! Sheva! È andata giù! Madonna! Aspetta che prendo un proiettile! No, 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 scusa Alberto! Via, 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 Madonna! Le comiche, sembra. Però è fica quella boss fight, dai. Dove sei, Sheva? Ah, ok, brava. Va bene. Cioè, ragazzi, davvero, io sto... sto giocando come... Bene, perfetto. E la colpa è solo mia. È solo mia stavolta, non certo sua. Che fail. Dai, ci riproviamo. There's no point in hiding. No, cazzo, Sheva, ma aspetta un secondo, ma che minchia spari. Only those fit for survival will be allowed to carry their genes. Ce l'hai la forza? Ce va, vai a fanculo, Niente, non l'ho preso. Perché devi fare una partita bella e un'altra dove mi viene voglia di andarti a cagare? Chris, I need a warhead. La mina è scoppiata. Vacca puttana. Ecco, adesso lo appoggio, no, Va bene. Via, 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 Sheva. Ti prego, fai qualcosa. Dai, 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 dai. No, Dio santo. Figa, sai che mi sa che sparo io?
ti sposti. Cioè veramente, però cazzo, li stai sbagliando tutti. Salto in testa, è già qui, Cristo. Cazzo, fa la scossa. Dai! Guardala, è... Ma non ci credo. E adesso? Ragazzi, non abbiamo più. Ero discretamente fiducioso per questa boss fight perché avevo un ricordo che fosse epica. E in effetti è molto fica. Purtroppo la stiamo trasformando in un... in una tra le cose più bieche che abbia mai visto. Oh, che cazzo fa? Sta minando come una matta. Ma veramente? Quante botte che gli ha dato. You're merely postponing the inevitable. Basta andare all'incontro quando fa quell'attacco lì e lo schiva in automatico. No, dai, figlio di puttana. Ragazzi, siamo messi male. Cazzo, non ho più niente. Cioè, non ho più proiettili. Anche Sheva non ho più nulla. Che cazzo facciamo adesso? Scusami, eh. Sopra abbiamo raccolto tutto. Siamo finiti. Ho 4 proiettili da 9 mm. Ciao. Io penso che un Wesker affrontato in questo modo non si sia mai visto dal 2009 a venire a oggi. Sono sicuro. Cioè, una depressione simile su YouTube non si è mai vista. Lo dico io. Andato a tirare i missili, diceva poverina non può sparare perché giustamente tutti i colpi. Però hai sbagliato talmente tanti razzi che cioè dovresti vergognarti. There's no point in hiding. Non ci vedo un cazzo comunque questo perché. Già a piccola distanza. Ecco, adesso ci ha rivisto. Andiamo di qua. Poi mi sono accorto che quando gli fai la combo. È quadrato quadrato cerchio per concluderla, se no vieni via Sheva. Ecco ragazzi, speriamo che 2 3, perfetto, posto, finisce qui la nostra boss fight. Vattene a fanculo. Ma cioè veramente lo sto facendo a coltellate. Boh, beh, guarda, meglio così. Sinceramente è meglio così. Oddio. Cioè, sono passati 8 anni, cioè. Stai zitto, mamma mia. Devi tacere. Allora, signori, non è passato nulla per voi. Io invece avevo fatto durare talmente tanto la scorsa try che... sono dovuto
andare via, quindi riprendiamo un po' la mente fresca, un po' più con tranquillità questo bastardo. Allora, spegniamo le luci e poi ho da provare. Sì, taci però. Devo provare questi. Ma sono quelle elettriche o quelle accecanti? Non so, la scatola non la riconosco. Ho comprato delle granate. Quindi abbiamo un po' di proiettili. Spara, spara, Sheva, spara. Prendendo in mano un altro. Dov'è? Figlio di merda, è andato via. Spiego anche qua. No! Le... Zo. No, no, ma vedi che... Vaffanculo, va, Sheva, vai a fanculo. No, non mi hai visto. C'è buio, non puoi avermi visto, quindi piantala. Non vedi a due metri dal tuo pisello. Cioè, ma cioè, io non ho parole, Sheva. Cioè, sta continuando a sbagliare, ragazzi. Sta continuando a sbagliare, quindi... Penso che potrebbe essere un'ottima idea toglierle di mano quel cazzone se non vogliamo fare una figura barbina. Vieni qua nell'ombra. No? Aspetta, aspetta, aspetta. Quando non ci vede, tu gli devi sparare quando si guarda in giro. Ok, brava. Boh. Così è ottimo. Cosa ha fatto? Non lo so, comunque sì. Così va bene. Aspetta un attimo. Aspetta. Brava. Ce l'ha fatta. Brava. Oh, Dio, ragazzi. Naturalmente, per chi non avesse mai visto questo titolo, a quelle 7 persone in Italia avrete comunque immaginato che non può essere finita qui come boss. Diciamo che adesso abbiamo fatto incazzare veramente. Sarebbe, vedete, cioè ci vuole pochissimo, ma anche per qualcuno che non l'ha mai fatto, lei non corre, lei non corre, certo. Lui la distacca un po', va bene. Comunque vi dicevo, anche per chi non ha mai fatto questa botta, una volta capiti due o tre meccanismi, spegnere le luci e lanciare raggi, è velocissima come fase. Mi è durata un'ora. Madonna. Ho finito tutti i colpi. It seems I may have underestimated you, Chris. Save it, Wesker. There's no one left to help you now. I don't need anyone else. Adesso si sboglia. Ouroboros. In less than 5 minutes. Sembra il nome di un gruppo death metal. Altitude for missile deployment. Il mare nostrum. Ouroboros will be released into the atmosphere, ensuring complete global saturation. Cazzo. Per culo, ragazzi. Ho spicciato per culo. Your feeble attempts only delay the inevitable. The entire world will be infected. A new
Genesis is at hand, and I will be the creator. Oddio! Oh, mi stavo distraendo perché sto guardando le scene e... Ah! Ma siete! No, io non sono scema. Ciancio! Bella, bella, bella! Ti stai indebolendo, zio, perché cominciamo... Cominciamo a suonartele. Cover me. Tardi. No! Puzzone, ti sei attaccato proprio la miscevina. È un carcagnone, dai, un carcagnone. Guarda il culo, maiale, dai! Oh no, sta rivivendo. No, non lasciarti, non lasciarti, non lasciarti. Ma che faccia lui, il topone. No, non lasci... Cazzo. Col cazzo. Potevi farlo prima, no? Bene, sì, Lost Isalith. Abbiamo trovato la prima fiamma. Ci spostiamo in questa location. Che tra l'altro è invecchiata benissimo, devo dire. Le particellari, le esplosioni, il fuoco l'hanno sempre fatto piuttosto bene nei Resident Evil. Ci vediamo al prossimo appuntamento, ok? Voi fatevi sempre sentire. Non puoi prendere l'erba? Sei piena? Fatevi sempre sentire nei commenti, mi raccomando. Belli attivi, belli fresci. Vabbè. Vabbè, ormai. Ormai siamo messi così. Ho preso su troppe granate nella mia vita. Guarda quante elettriche. Accecanti. Accecanti. Oh Cristo. E all'azoto. Troppa roba. Signori, alla prossima.